Firenze, 16 maggio 2023 arrestato a Firenze il 23enne Nomen Akram. Faceva parte del gruppo che aveva una delle basi principali a Genova, nel quartiere di San Benigno. I 10 pakistani erano stati arrestati lo scorso anno, ritenuti una cellula terroristica collegata al gruppo Gabar, sua volta legato a Zahir Hassan Mahmood, il 27enne che nel settembre 2020 attaccò l'ex sede del quotidiano satirico Charlie Hebdo Parigi, feriti 2 persone colpite da mannaia. Sono tutte accusate associazione terroristica internazionale e 8 di loro hanno chiesto essere processate col rito abbreviato. I legali di altri 2 indagati, di cui uno latitante, continueranno a discutere l'udienza preliminare del 30 maggio al termine della quale potranno essere rinviati a giudizio o assolti. Il abbreviato, davanti al giudice Marina Orsini, è previsto per il 12 luglio e la sentenza potrebbe arrivare a settembre. Ali Mohsin è ancora latitante. A questi si sono aggiunti 2 personaggi ritenuti minorenni estradati nei mesi scorsi dalla Francia. Il gruppo si stava organizzando per trovare quartier generale e armi. Il capo della cellula italiana, con lo status di rifugiato politico dal 2015, era stato arrestato in Francia nel febbraio 2022 perché trovato mentre girava per strada con un coltello. Dopo 2 mesi era tornato a Chiavari, da dove poi era partito per l'Emilia-Romagna. La Digos, guidata dal primo dirigente Riccardo Perisi, ricostruito la rete di relazioni contatti e ha disdegnato il web, dove il gruppo pubblicato video sui social in cui si mostrava con macete, fucili Kalashnikov. 2 mesi prima dell'attentato sotto l'ex Charlie Hebdo centrale, alcuni degli arrestati avevano scattato una foto sotto la Torre Eiffel con l'aggressore e l'avevano postata sui social scrivendo: «Avete un po' di pazienza, ci vediamo sui campi di battaglia».